una conferma e tanti sospetti. Ormai questa è una traccia che viene seguita con grande attenzione e professionalità dai magistrati di Caltanissetta. Si era avuto già da tanto tempo prima, noi l'avevamo detto tante volte, che persino Paolo prima di morire aveva detto: quando mi ammazzeranno non sarà solo mafia. Delle presenze inquietanti che avevano dato da pensare sui luoghi della strage, perfino erano degli indizi, diciamo così, che per troppo tempo non sono stati approfonditi e che invece oggi vengono approfonditi, ripeto, con grande professionalità dai magistrati di Caltanissetta, e ogni tanto c'è proprio una conferma, è un piccolo passo in più, piccolo, grande, secondo da che punto di vista lo si guarda, è un passo in più verso quella ricerca della verità così faticosa, così difficile, ma io penso che ormai siamo sulla strada giusta e che queste siano le persone giuste, parlo dei magistrati che stanno indagando, per arrivare finalmente ad avere quella verità di cui abbiamo avuto soltanto fino adesso cenni o accenni, qualche volta fra l'altro non veritieri o costruiti ad arte. Forse finalmente siamo sulla strada giusta. Tessere di un puzzle che si va ampliando, che si va completando, ma quale immagine ci darà alla fine questo puzzle? Questo non lo sappiamo, è inquietante tutto ciò che si va delineando, molto inquietante, e io temo che il quadro che ne verrà fuori alla fine, l'immagine che ne verrà fuori alla fine sarà davvero orribile, e uso proprio questo termine, orribile, perché si delineano scenari che sembravano per un cittadino comune, per un cittadino attento anche alle regole e alla democrazia, sembra impossibile, invece purtroppo ne stiamo prendendo atto. Scenario orribile che vedrebbe addirittura lo Stato nel disegno di una cosca mafiosa. Ma vorrei dire lo Stato contro lo Stato, qui davvero è una sembra impossibile, ma è così, ormai si delinea l'immagine di due parti diverse di uno stesso Stato che vanno l'una contro l'altra, che mentre una cerca di perseguire la strada maestra della giustizia, lasciatemela definire così, non è retorica, c'è chi cerca di ostacolarlo in tutti i modi fino a quando elimina le persone scomode che si rende conto di non poter condizionare.